Siamo con Elisa Fornero che ci racconta di questa seconda giornata della CND, cosa ha sentito di interessante in queste ormai 6 ore di lavoro qui a Vienna. Allora, dunque, diciamo che una cosa positiva che ho sentito è stato parlare della regolazione del mercato delle anfetamine, anche perché dopotutto esistono molti farmaci che già sono a tutti gli effetti anfetamine. Le anfetamine sono la seconda droga più consumata a livello globale, per cui si parla di regolazione della cannabis, si dovrebbe parlare anche di regolazione di anfetamine, in quanto quando noi andiamo a regolare qualcosa, in qualche modo stiamo andando a proteggere chi quel qualcosa consuma, nel caso del cibo, o usa, nel caso delle sostanze. Una cosa scioccante invece è sentire da parte dell'OMS dire che la cannabis è più pericolosa di alcol e tabacco, ha un potere additivo maggiore e soprattutto che provoca più morti che l'alcol. Questo mi ha scioccato e credo di non essere stata l'unica, perché in sala c'è stato proprio un attimino di agitazione e direi che forse c'è stato qualche fraintendimento o magari, insomma, bisognerebbe basarsi più sull'evidence based che sul sentito dire. Sì, probabilmente c'è stato un errore nel leggere i dati. Grazie a Elisa che è qui con noi per IODA, che è un'associazione di operatori, di giovani operatori che si Giovani occupano attivisti che si occupano di premere. di dipendenze, magari la vuoi presentare. Ah sì, ok. Youth Organization for Drug Action è una rete di giovani che cercano di influire sulle politiche europee, perché è un'organizzazione europea, ma anche globali, perché si è presenti qua al CND, rispetto a un discorso più onesto e soprattutto più egualitario rispetto al consumo di sostanze, più orientato ai diritti umani. Grazie Elisa, anche per aver intervistato, ed è la seconda parte di questo breve video, Martin Diaz, che rappresenta Nomad qui alla 63esima CND e che ci darà il suo parere rispetto al noto ormai rinvio della raccomandazione, del voto sulla raccomandazione sulla cannabis lanciata dall'OMS. A tutti voi e a domani. First of all, I would like that you introduce yourself, so also our listeners can Ok, prima di tutto vorrei che ti presentassi per farti conoscere i nostri ascoltatori. Sono il reverendo Martin Diaz di San Salvador e lavoro per il Nomad Institute in Germania. Cosa ne pensi, reverendo Diaz, della decisione di rimandare il voto della raccomandazione sulla cannabis sulla sessione di dicembre? Prima di tutto che loro sono responsabili di aver dato alle organizzazioni criminali più tempo per guadagnare denaro e sfruttare chi usa sostanze. Penso che non pensino alla sicurezza e alla salute pubblica e questo è un problema. La cosa buona che possiamo vedere, se qualcosa di buono dobbiamo vedere, è che non siamo tornati troppo indietro rispetto ai passi prima di Angas 2016 e che le dichiarazioni del presidente dell'INCB la scorsa settimana sono buone, perché ha chiesto di rivedere le convenzioni in quanto 60 anni dopo è necessario. Noi siamo d'accordo con questo e il report dell'INCB quest'anno ha un approccio ai diritti umani e questo è un buon passo. Ovviamente questo è un processo lento e queste grosse istituzioni sono difficili da smuovere e effettivamente non ne hanno le ragioni. Noi abbiamo le prove cliniche, abbiamo le prove basate sui diritti umani. Per cui penso che stiamo vincendo la lotta e abbiamo bisogno di prendere di più, di premere di più nell'area internazionale e regionale per farci ascoltare, perché un sacco di leggi nazionali sono fondate sulle convenzioni e vediamo i cambiamenti in alcuni paesi. Ma è necessario cambiare anche le convenzioni, perché è ridicolo che i mentori del proibizionismo come gli Stati Uniti siano flessibili con le stesse. Abbiamo bisogno di più soluzioni pragmatiche orientate alla dignità e ai diritti umani, perché è di questo che si parla, di salute e di sicurezza. Il principio del proibizionismo guarda le persone che usano sostanze come dei criminali, ma non è così. Le
La storia ce lo dimostra. Abbiamo bisogno di mantenere la rotta e lottare. Non dobbiamo farne un dramma di questo rimando. Siamo qui e stiamo vincendo. È solo questione di tempo. Bene, grazie. A parte questo, che cosa pensi che sia la cosa più interessante che abbiamo sentito fino ad adesso? Siamo al secondo giorno e quindi abbiamo ancora un sacco di giorni per discutere e per scoprire cose. Ma al momento, qual è la cosa più interessante che hai sentito in questa conferenza fino ad adesso? Dal mio punto di vista è molto importante prendere il discorso dei paesi proibizionisti e decostruirlo con le stesse parole. Ieri ho partecipato a un side event dei BRICS, Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, che però non c'era, sulla prevenzione del riciclaggio e cybercrime relativo alle sostanze. È molto curioso perché la polizia cinese ha detto: vorrei scusarmi perché non stiamo facendo un buon lavoro. Dobbiamo perseguire i signori dei crimini finanziari e i re dei crimini finanziari e non focalizzarci sulle sostanze. Questa è stata una bella sorpresa. Inoltre il capo della polizia brasiliana di Bolsonaro ha detto: dobbiamo smettere di perseguire tonnellate di droga, ma perseguire tonnellate di denaro. E abbiamo bisogno di colpire i signori del narcotraffico e non i consumatori. Questa è stata una grossa sorpresa e credo che possiamo mutare questo tipo di discorsi decostruendo la posizione proibizionista. La contraddizione di questo tipo di governi è interessante per la dignità umana, ma abbiamo bisogno di fare maggiore pressione come società civile. Qui a Vienna ci sono le organizzazioni dei paesi più centrali e alcune ONG ombrello che portano qui il capitale politico delle organizzazioni minori e lo portano perché quest'ultime non hanno le risorse di arrivare fino qui. Io credo che abbiamo la tecnologia per democratizzare questo tipo di spazi e dobbiamo premere per questo, non solo per la cannabis medica. La guerra alla droga è più ampia e questo è solo il primo passo. Not only for the medical cannabis, it's the drawer is more big than that. It's the first step only. Thank you so much.